E buongiorno ragazzi, io sono C17 e oggi abbiamo visto su Mosso P18. Vecchio di 4 anni fa, però fa niente ragazzi, vi voglio presentare questo nuovo Let's Play con la game partenza e poi la Mosso P sotto nuova luce. Saltiamo la presentazione, partenza ancora più emozionante, Mosso P ID non mi interessa. Una nuova carriera proprio della moto non mi interessa, tanto vi spiego durante la carriera. Vuoi giocare al tutorial? No, grazie, tanto so come si gioca. Abbiamo carriera, un modello veloce, molto giocatore, MotoGP e Sport Championship, MotoGP ED, presenza di pilota, opzioni e compiti aggiuntivi. Mi sa che c'è qualche. Mi sa che li dati non li ha persi. Perché ragazzi, se la possibilità. Ah, no, non li ha persi, non li ha persi. Sì, cioè, li ha persi, cioè, perché li ha cacciati. Quindi, nuovo carriera, ragazzi, cominciamo. Ecco, ragazzi, vi spiego un po' qua. La tua strada da campione. Giovani piloti di tutto il mondo sanno che il modo migliore per entrare nel mondo del Gran Premio MotoGP è partecipare alla Red Bull MotoGP TM Rocket Cup. Durante la sua storia, ha portato alle stelle piccole che possono diventare campioni del mondo, facendo tappa a tutti i migliori atleti d'Europa. I piloti partecipanti alla Coppa hanno occasione di correre su una vera moto da Gran Premio, una KTM RC250R, specificamente sviluppata per i rookies, sorella della moto campione del mondo categoria Moto3 TM. I team di MotoGP TM guardano con grande attenzione le gare dei rookies che cercano di scovare le star di domani. E ragazzi, che amano il mio pilota, cioè non esiste uno che sia uguale a me, ragazzi. Io vorrei mettere questo, ma non lo so, cioè il volto. Ragazzi, per esempio, ma ragazzi, scelgo questo qua. Cioè, è una fatica perché. Questo qua no, la faccio un po' da stanco. Ragazzi, mi ha portato fortuna anche quando. Anche quando facevo il let's play. Dov'è che era? Ho perso. Ho perso, ragazzi! Questo qua ragazzi, ragazzi, scusate ma devo per forza metterlo. Età 16 marzo 3 Italia ragazzi 17 se c'è. No, massimo 18 ragazzi, fa niente, mettiamo 18. Font number 1 2 3 4 così. Colore numero ragazzi mettiamo rosso Ferrari. Player soprannome, perché sul sedere, vabbè non so, vabbè, soprannome ragazzi, ragazzi C17 CD 17, grazie ragazzi di belli. Un po' come posso metterlo, allora come può. Il 4? Sì, dai, c'è il 4, dai. Color nickname, dai, il rosso ci sta ancora, dai. Un rubber rosso ci sta. Perché poi ragazzi, ma così di nero. Il rosso legge? Sì, rosso. Conferma configurazione. Ok. Opzione di gara, lunghezza 15%, ragazzi. Oh no, era 25%, ragazzi. 25% come Formula 1. Poi, sessione di gara, solo gara, qualifiche gara o weekend completo, qualifiche gara. Aspetta, solo gara entra nel vivo della gara cliccando le qualifiche, iniziando in evoluzione, ok. Solo qualifiche. Compiti per. Ragazzi, facciamo così. Poi è un po' facile, no ragazzi,
Media. Mettiamo. No, 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 indietro, indietro, ok. Poi viene la moto. Realistici. Consumo gomme attivo. Selezione presa manuale disattivo. Penalità disattivo perché ragazzi non sono bravo. Quindi mi ok. Poi livello di simulazione fisica facilitata, normale o pro. No, ragazzi, facilitata. Freno automatico, sì. Freni congiunti, e beh, qua ragazzi. Conferma ragazzi, Red Bull MotoGP tira rookie scappa. Il mondiale MotoGP è iniziato da alcune gare ed era il momento della partenza anche per Red Bull rookie scappa, che si sputa su un calendario ridotto di sole 7 gare. Un buon risultato in questo campionato ti permette di farti notare dalle migliori squadre delle categorie superiori del moto mondiale. Reputazione. La reputazione presenta a grandi linee quanto popolare è il tuo pilota tra i tifosi. Guadagna reputazione per ottenere offerte dei team più prestigiosi e scalare le categorie. Finestre di mercato. E alcuni punti della stagione. Beh, so che i punti di mercato sono cambia pilota, ok? Tipo come la F1 2020. Ragazzi, potete fare qualcosa se voglio anche lungo, perché ragazzi ho tempo fino alle 17. 17.30, un po'. Allora, dopo, email. Oh, ciao Cree. Correre contro i campioni di questo sport è la migliore palestra che ci sia per far crescere le proprie abilità di pilota. Ad ogni gara che porta a termine guadagnerai esperienze per crescere le tue abilità, gestione del gas, gestione del freno, posizione in sella, angolo di piega. Fai attenzione, ogni tracciato ha diverse caratteristiche di guida che possono favorire la crescita di un'abilità piuttosto che un'altra. Cerchi di capire i segreti di ogni tracciato e sfruttare le sue caratteristiche per crescere al massimo. Punti campionato. Ciao Chris, chiedo che tu sia già informato su questo argomento, ma un piccolo passo non può guastare. Ecco come vengono assegnati i punti campionato alla fine di ogni gara. Primo 25 punti, secondo 20 punti, terzo 16 punti, quarto 13 punti, quinto 11 punti, sesto 10 punti, settimo 9 punti, ottavo 8 punti, nono 7 punti, decimo 6 punti. Undicesimo 5 punti, undicesimo 4 punti, tredicesimo 3 punti, quattordicesimo 2 punti, quindicesimo 1 punto. Ragazzi, devo fare almeno il questo posto, ragazzi, perché non sono bravo in MotoGP. E poi se non va il motore, beh. Notizie. Non mi interessa. Calendario. Siamo al Gran Premio del Bull de Spana, circuito di Jerez in Spagna. Quindi ragazzi, classifiche, vediamo un po', sono ultime ragazzi. Le mie statistiche, ok. E poi presenza dei piloti ragazzi. Ok ragazzi, no, attaccate che ho preso bene in MotoGP. In MotoGP normale. Vedete qua, ho scritto posizione di campionato 12 e poi il mio cognome con 0 punti, sono 12esimo ragazzi. Ragazzi, andiamo avanti con il prossimo weekend, facciamo le qualifiche e la gara insieme a voi. Opzione di gara, detto tutto, cos'è che ha bloccato? Meteo, variabile. Posso sbloccarlo? No, non posso sbloccarlo, beh ragazzi, niente, non è importante. Perché variabile vuol dire che cambia. Ragazzi, vedremo, Ok ragazzi, facciamo le qualifiche ragazzi, che è meglio. Magari velocizzerò il tempo come fanno alcuni youtuber. Beh ragazzi, qua. Ok ragazzi, ho freddo. Perché il cambiamento è anche lungo. Le news sono, i feed social sono le news di MotoGP. C'è scritto come ultima cosa: è stato un lungo inverno, pronti per ricominciare. Sta per cominciare un nuovo campionato. Sono bloccato. Buongiorno, buongiorno da RS. Pista bagnata. Tutto è pronto per dare inizio. 39 minuti di qualifica, no ragazzi, io ragazzi accedere il tempo.
Scendo in pista. Partenza dai box o in pista? Partenza La in sua pista, moto è ragazzi, pronta? dai. No, ragazzi, vabbè. Tengo togliettore perché non sono bravo, quindi ragazzi devo anche stare calmo. Con le variabili è sempre la pista bagnata, ragazzi. Che te lo dico perché ragazzi non sono bravo così qui. Allora, pole position per Salak 1.50 56 619, ragazzi non devo cadere perché ragazzi butto qui da un tempo. Però dai, ero che scappi, non è che se ne gara molto bella per me, però dai. Cominciamo con questa giro lanciato. In MotoGP non sono tre settori, ma sono... Perché ragazzi, non ho capito. Dai, lasciamolo incidente, tanto non è che mi interessa. È che la macchina scivola e quindi devo cercare di non frenare tanto. Questo giro, ragazzi, lo potrei anche abortire, ma non c'è l'opzione aborto. Miglioro nel primo settore. Anche se è una caduta. Male, ragazzi, non posso fare i video. Ragazzi, attenzione, non può cadere. Miglioro anche nel secondo settore. Aiuto. Poi posso anche rilanciarmi. Poi in basso e in sinistra escono anche le curve. Le curve. Alcune curve escono curva 9, alcune curve escono come 9. Per esempio la curva 9 è la Angel Nieto. Ragazzi, sono migliorato anche nel terzo settore. Anche se non so se giusto migliorare. Quindi. Proprio il super è rosso. Come. Ma che. Cosa fa? Adrian Lundberg. Cosa fa quel signore là? Ragazzi, è lentissimo come tempo. Posizione 26esimo ancora. 26esimo. Di 11 secondi dentro dal tempo. Dal primo, ragazzi. Attenzione qua. Devo stare attento. Che qua cado sicuramente. Qui è un altro tempo che devo cercare di migliorarmi, ragazzi. Sto cadendo. Ragazzi, aspettate a me, non lo tolgo se c'è l'occasione. Oh, attenzione, ho visto una macchina che scivolava, non so se si fa anche l'impressione della distanza davanti a un cellulare, davanti a un computer, davanti anche una TV. Cioè, ho visto proprio che stava scivolando la moto, che sto per cadere, anche qua, c'è un po' di TV. Avevo fatto un pochino il coso, poi ho dovuto andare tanto perché sennò cadevo sicuramente. No, non cadere perché ho avuto per forza finale. 1.51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Messo.
Posizione. Si chiude qui il turno di qualifica per l'assegnazione della pole. I risultati che vedete in questo momento. Dodicesimo, ragazzi. Procedi. In zona punti, se parto e rimango così, ragazzi, ho già un po' di punti. Non dico tanti, però dai. Adesso vediamo un po' anche quanti giri sono della gara. Poi allora volevo anche dirvi una cosa, che Minecraft lo porterò ma molto lento, perché è molto impegnativo su alcune robe ex YouTube. Penso ancora bagnata, ragazzi, devo cercare un modo per togliere i variabili, sono ragazzi a me è sempre più bagnata, però guardate che cambia ogni gara. Assetto moto, modifica manuale delle, no, non c'è sospensione per forza. Beh ragazzi, dai, carica assetto, salvo assetto, niente, ragazzi, scendi in pista, ragazzi, scendiamo in pista. Mettiamo il warm up, ok, sono in questo, ok. Via, ti spengo i semafori, via. Sono spunto da parte. Rimango uguale a prima, ragazzi. Sto sul collo per vedere qualche punto di contatto, ragazzi. Devo stare calmissimo. Se no qua. Stavo cadendo, ragazzi, stavo cadendo. Raga. C'è replay e posso rimediare, ragazzi. No, vabbè. Ho l'esterno proprio l'esterno su quiz. Non ho letto bene. Con Onku. Tenonku. Quando è esterno possibile un pilota. Ecco ragazzi, ho visto scivolato dalla macchina che stava per scivolare, ragazzi, qua interno in curva. Qua è tutto coperto. Questo qualcosina ragazzi. Però qua non conta, ci vedo qua, conta la gara. Quinto, sesto sono. No! Che bloccata che ho fatto! Attenzione! Devo tenere duro qua! Sono in mezzo ai pilotti, uno l'ho superato, ragazzi, manca l'altro, attenzione, sull'erba, attenzione, che difficoltà su MotoGP 18, difficilissimo, ragazzi, attenzione, stavo prendendo un incidente con, è stupido, ecco, cadi te, che meglio, che non cado io, ragazzi, sono sul podio per adesso, ma, Devo stare calmo, perché ragazzi sono a 1.18, c'è Philip Salak che è nota con la propria posizione. Onku 2.03 è in testa, è Onku e Salak in lotta. Salak va all'interno, quasi di loro due cadono. Io mi invito anche la festa senza il loro invito, ragazzi. Ok, fatto una scodata, attenzione, c'era qua per un secondo, visto Onku dietro a Salak. Onku è fortissimo, ragazzi, Salak all'interno, no, Onku lo blocca, vado lungo, devo stare dritto. Yamaraka
Tony sicuramente, ragazzi. Ok ragazzi, tutto fermo forte perché è molto lungo. Salak ha mollato la posizione, ma no. Sì, ha mollato la posizione, ragazzi. Devo tenere dritto. Oh, ho toccato. Oh, spalla a spalle, perché non è Formula 1, perché sì, sempre le ruote ci sono, però spalla a spalle quando siamo a pari posizioni, uno magari più. Ecco, attenzione. Bloccato. Oh! Sì, se poi vado alla prima gara, ragazzi, subito accesso anticipato in moto 3. Oh! Mamma mia! Come sempre scherzo, non penso che sia un accesso anticipato in Formula 1, in MotoGP. In Formula 1 si c'è, perché questo video è stato l'accesso anticipato proprio vero e proprio. Tre in curva, in un colpo, cioè tre rettilinei chiuso e chiuso in curva, devo tenerlo per la prossima curva, cosa qua? Qua posso anche ok ragazzi. Sorpasso, non so se c'è il sorpasso nella tendina in basso a sinistra, sopra il. Qua ho lasciato proprio perché decisamente non sono in lotta con lui. Non sta quello perché sennò. Oh! Qui entra in curva! Dentro! Con gli maracca che sorpasso! Botto 1! Botto 1 ragazzi, botto 1, non so chi era, però ragazzi, qua ho dovuto andare lungo la moto che era. Oh, Adrian Carrasco, oh, ragazzi, non riesco a leggere più che ragazzi, è piccolissimo ragazzi. Probabilmente ci sono anche tante tagliatelle che qua devo finare. Attenzione qua, devo, siamo al terzo giro, siamo al terzo giro dei quattro previsti, non so perché in caso fosse di bandiera rossa. E qua la porta in faccia a uno che non sorpassa. In modo 3 ragazzi, ho speso tante lotte con Lorenzo dalla porta, della porta spagnolo, perché lui ragazzi è uno in cui se, prima che facevo youtuber, che avevo già questo gioco ragazzi, che l'ho comprato nel 2009 ragazzi, questo gioco qua, tante lotte con Lorenzo dalla porta, dopo vedremo, però dopo 2020, quando ho giocato ancora questo gioco, mai più lotte con Lorenzo dalla porta, della porta, perché se sai della porta, vabbè, è spagnolo, quindi non penso della porta, vediamo, e sul cordo bagnato. Adrian Carrasco! Provo l'interno in curva, ma lui. Perché va? Ho iniziato molto tensione. Tensione qua. In curva. Ma io non ci passava Carrasco, ma. Sto gioco, ma. Vai ya! Come prima gara ragazzi è impegnativa, come prima gara è impegnatissima. E no ragazzi, no, e no, e no, e no, e no.
Oh, ragazzi! Oh, sorpasso, Kraska! Scusate ragazzi, ma devo vederlo ora perché... Sì ragazzi, sono all'ultimo giro ragazzi, non posso perdere poi il suo Kraska. Sto dire anche Kraska. Ma comunque Carrasco. Carrasco, ok. Oh, oh, oh. Adrian Kraska! E on convince il Gran Premio di Spagna. Oh, e io finisco quinto. Quinto ragazzi. Oh, che gara. Soprattutto ci sono tutti i livelli. Ho anche io quinto. Ah mia, è un po' che piloti c'è. Che non, qui mi Salak. Ok, io quinto con 11 punti ricevuti sulla KTM. Tutti KTM, ma sono stato tutti però. Una più sviluppata e una anche meno sviluppata, ragazzi. Sappiamo di livello anche del... Comunque chi è più massa in sella, poco qua, leggendo 100-150 che... Non è che... Beh, qui poi sono soddisfatti, anche se non sono sul podio, fa niente, però sono soddisfatti. Bella quinta posizione, ragazzi, perché anche per il vostro supporto, che sto andando veramente avanti con quegli iscritti. Volevo anche dire una cosa su un hacker che... Potrei anche dire in un video serio, perché so che è un video felice. Ragazzi, come sempre spero questo progresso mio, questo progetto quinto, bello, vada avanti. Se vi è piaciuto il mio comando, lasciate un bel pace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su RGP18 o su un altro Let's Play. Niente ragazzi, dal vostro CD17 è tutto. Bella boys!